trovò di fronte diventò così pallida che temetti di vederla cadere per terra svenuta. E lo sapete perché? Io darei quello che non ho per saperlo, Noel. E sono così tanti i dettagli che riguardano quest'affare che io... Renato, figlio mio, io ti prego per favore che mi confondi davvero. Sono io a pregarvi di calmarvi, Noel. Sono un uomo fatto e finito. Conosco la vita. Non mi spaventerei adesso se venisse a sapere che mio padre mi ha dato un fratello fuori legge. Voi dovete sapere come andarono le cose. Mi avete parlato di sua madre? Ho parlato senza pensare. Avete parlato perché sapete. E sapete tutto, Noel. E anch'io adesso voglio sapere tutto. Non continuare, per favore. Io non potrei risponderti. Perché questo turbamento? Perché avete paura, Noel? Perché ho promesso di tacere per sempre. Allora, vedo che avevo ragione. Oh, Renato. Calmatevi. E sedetevi. Non voglio che pensiate che vi ho teso un tranello. Ne avevo la certezza assoluta. Ce l'ho già da molto tempo. Fin da bambino, in modo incosciente. Fino a poco fa non ci avevo voluto pensare. Perché anche a me non andava molto. Ma l'ho fatto. E non è stato difficile giungere a una conclusione. Proprio ieri notte sono stata a frugare fra questi libri. E in uno di questi libri l'ho trovato. Ma perché l'hai fatto? Dimmi. Sì, in effetti. Perché? Ne ho la convinzione. La certezza. E questo dovrebbe bastare. Ma mi interessano anche i dettagli, Noel. Come sono andate le cose? Fino a che punto ha ragione mia madre per essere così implacabile? Fino a dove Quan sa chi è? Non dare colpe a tua madre, Renato. Ha sofferto molto e ancora adesso continua a soffrire. Suppongo che la conversazione segreta con mia madre è stata su questo. Ebbene sì. Sì. E adesso lei è disposta ad essere generosa. Basta solo che Quan se ne vada, non è così, Noel? Beh, figliolo, non bisogna chiedere troppo a una donna che ha visto la sua vita amareggiata e distrutta a causa di uno di quegli amori che diedero la vita a Quan. Da parte mia, ho sempre sentito per lui compassione e affetto. Lo so bene. Per questo mi meraviglia il vostro atteggiamento di questi giorni, Noel. A parte... Che cosa ha fatto Quan perché voi siate cambiato così con lui? Non è quello che ha fatto. Non è quello che ha fatto. O è quello che potrebbe fare? Voi temete che faccia qualcosa? Ma cos'è, Noel? Cos'è? Ha reclamato qualcosa? Ha minacciato? O forse sono timori d'altro genere? Senti, Renato, io non so niente più di quello che ti dico. E quello che ti dico sono solo amarezze e dispiaceri, che si possono evitare senza girare troppo intorno alle cose. Se Juan vuole andarsene, tu lascialo andare. No. No, Noel. Non deciderò niente fino a che non avrò parlato con Juan. Fino a che non gli avrò mostrato il mio cuore. E non l'avrò obbligata a mostrarmi il suo. È mio fratello, Noel. Cercate di capire. Ho un fratello. Voi non immaginate cosa significhi questo per me. E forse non potete nemmeno capire tutta la felicità che mi negarono da bambino. Quando mi negarono questa verità così intima e umana. Avere un fratello. Su, raccontatemi tutto, Noel. Raccontatemi tutto. Ditemi tutto quello che sapete.
È la storia del mio stesso sangue. Avanti, Noel. Non me la negate. Janina. Taci e stai buono un momento. Cosa succede? Aspetta. Non vedi? Beh, non vedo altro che la signora Aimée che si affaccia alla finestra della sultana. E ha fatto così tutto il giorno. E Anna è uscita e entrata più di 100 volte. Anna? Ah sì, e con questo? È la sua confidente. La sua domestica d'assoluta fiducia. Sicuramente conta su di lei per gli incarichi più importanti. Ah. Cosa succede, Janina? Anna è uscita un'altra volta. Deve succedere qualcosa stanotte. Scommetterei non so che cosa. Cosa? Tu mi daresti della pazza e non mi crederesti se te lo dicessi. Non ho prove per ora. E senza queste non posso dire la verità a chi deve saperlo. Ma che pazzie dici? Aspetta, e stai fermo. Ma dove va quella stupida? Quello è il carro che deve andare all'opificio. Proprio così, all'opificio, naturalmente. Perché naturalmente? Anna sta andando a cercare Juan del Diablo. Gli dovrà portare un incarico o un messaggio di Aimée de Molnar. Ne sono più che sicura. Non gli porterà niente, io non lascerò che salga su quel carro. È proibito alle donne di andare in giro sui carri dell'opificio. No, zio, non ti intromettere, lascia. No, non intendo affatto lasciarla andare. Sono il capo delle stalle adesso. Donna Sofia mi ha nominato ieri. E ho abbastanza voglia di aggiustare i conti con quella là. No, zio Bautista, aspetta. Fuori da quel carro. Forza, scendi, muoviti. Scendi o ti tiro giù io con la forza. Ladra! No, non scendo, non scendo. Devo andare alla fabbrica. La signora mi ha ordinato di andare alla fabbrica. Io non c'è. Bene, allora ti farò scendere con le cattive maniere. Poi faremo i conti per aver portato delle donne sui carri. Vedrai quello che ti costerà tutto questo. Dio Bautista! Così impareranno che comando io ancora sui carri e sulle carrozze. Ma tu sei pazzo, completamente pazzo. Che cosa le hai fatto? Che cosa le hai fatto? Niente, assolutamente niente. Come sarebbe che non le hai fatto niente? Anna, Anna! È come morta. Devi averle dato un brutto colpo. Non ho fatto altro che tirarla giù con uno strattone dal carro e poi spingerla. È caduta da sola. Ma ha perso i sensi, non vedi? Sicuramente avrà battuto la testa quando è caduto. Ah, che crepi! Hai dato uno spintone troppo forte. Non ti ricordi quello che è successo l'altro giorno? Se il signor Renato la vede così... Non mi importa di niente. Che faccia e dica quello che vuole. Sbrigati, aiutami a portarla in casa e portami dell'acqua. Ma se non ha niente, sta fingendo. Ma cosa dici, zio Bautista? Che crepi! Anna, Anna, apri gli occhi. Su, non hai niente, né sangue, né niente. Ti sei fatta male quando sei caduta, ma ora non hai niente. Cos'è successo? Cos'erano quelle voci? Oh mio Dio, Anna! Anna! Anna, cos'è successo? Anna, che cos'hai? Che cos'hai? Janina! Janina! Esteban! Donna Sofia! Anna! 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 Cos'è successo, Anna? È quello che vorrei sapere anch'io. Ho sentito delle voci e anch'io. Poi... Anch'io. Ma nessuno mi ha risposto. Sono uscita a vedere quello che stava succedendo e non so, ma non capisco cos'ha questa donna. Sembra svenuta, ma... Avrei giurato che ci fosse qualcuno vicino a lei.
Sì. Quando mi hanno sentito arrivare sono scappati. Sono fuggiti. Sì. E mi sorprende moltissimo che non sia accorso nessuno. Torna in sé, Anna. Devo andare alla fabbrica. Ma cosa dice? Non è niente. È niente, dice sciocchezze, sta delirando. Anna, che cos'hai? Anna, sono io. E qui c'è donna Sofia, Anna. Hai capito? Hai capito? Qui c'è donna Sofia, Anna. Anna, Anna, avanti, spiegami. Cosa ti è successo? Non è stato altro che uno svenimento, credo. Anna, non dire pazzie, perché mi spaventi, davvero. Devo andare alla fabbrica. E qui c'è donna Sofia, Anna. Qui c'è donna Sofia. Donna Sofia? Oh, è la mia testa. È la mia testa. La lettera me l'hanno portata via. Ma di quale lettera parla? Poverina, sta delirando. Non sa neanche quello che dice. Cosa ti è successo, Anna? Spiegami. Signora, ma non lo so, non lo so, non lo so. E quella lettera che Bertolossi mandò a mio padre con Quan, quella notte di tempesta, la ricordate? Beh, non so. Suppongo che tuo padre dopo l'abbia strappata. O l'ha nascosta. E chi lo sa? Già, chi lo sa? Tuo padre dapprima non credette a nulla di quello che c'era scritto. Sai, Bertolossi era un uomo vendicativo, crudele e violento. Ci si poteva aspettare da lui qualsiasi cosa, la più grande menzogna, la più grande infamia. Ma dopo mio padre si convinse che quella lettera diceva la verità? Sì, naturalmente. Ma sono sicuro che dopo il suo falso perdono a colei che fu sua moglie, la tormentò fino a farla morire di pena. E riguardo al bambino rimasto indifeso... Quan. Povero Quan. Posso ben immaginare la sua orribile infanzia. Com'è facile perdonare i suoi difetti conoscendo tutto questo. Oh, Renato, per carità, non ti devi tormentare in questo modo. Come aveva ragione tua madre a pensare che se avessi saputo tutta la storia, saresti rimasto inerme e incapace di difenderti da Juan. E perché dovrei difendermi? Cosa pensate possa fare Juan contro di me? Oh, io non penso niente. Ma tua madre teme... Parlerò io con lei. Mia madre deve essere generosa. Gina Bertolossi è morta dopo che fu abbandonata da mio padre. Ma non dire niente a tua madre. È meglio. Ci sono odi che non si placano neanche con la morte. Mia madre è una donna di buon cuore. E sono sicuro di arrivare persino a commuoverla. No, non ci riuscirai, Renato. Beh, ad ogni modo, dovrà comprendermi. Finora mia madre ha esaudito tutti i suoi desideri, anche i più ingiusti, tutti i suoi capricci. Per una volta sarò contro di lei. Ed è me che dovrete aiutare, Noel. A lei ho promesso il contrario. Ah, Renato, mi hai messo fra l'incudine e il martello. Adesso manderò subito a cercare Quan. E parleremo tutti e tre. E se lui non fosse capace di capire la tua generosità? Beh, lo perdonerei un'altra volta. E insisterei finché lui non capisca. Finalmente sono arrivato in fondo alla questione. E mi sentirò molto felice. Molto felice. Dopo che avrò fatto quello che devo fare. Devo assolutamente sapere cosa è successo qui. Assolutamente. Donna Sofia, non forzatela. Non vedete come sta? È molto nervosa. È fuori di sé. L'unica cosa che voglio è che mi risponda. Sono sicura che le hanno fatto qualcosa. E non lascerò impunita una cosa così.
Senti, ti hanno tolto una lettera, non è vero? No, signora, certo che no. Non vedete che sta delirando? Madonna. Sei scivolata, vero? Sì, sì. Sei scivolata, vero? Sì, sono scivolata. Sono scivolata. Ma vicino a te c'era qualcuno? Chi era? Non lo so, non so niente, non so. Sono qui, signora, mi avete chiamato? Sì. È già un pezzo che ti ho chiamato. Anna è caduta o ha avuto uno svenimento. Non so in realtà, non sappiamo. Su, buona. Fai in modo che la curino, Janina. No, no, per carità, signora. La curerò io. È meglio che Janina accompagni voi, donna Sofia. Janina, la signora è spaventata. E credo proprio che abbia bisogno di una buona tazza di tiglio. Su, andiamo, Anna, vieni. Non so, ma è proprio uno strano incidente. Tutto è strano adesso in questa casa, signora. Perché dici questo? Beh, per questo. Chi ti ha portato via la lettera, Anna? Chi è stato? Signora, non lo so. Io la... Signora... Sei solo una stupida. Ma cosa ti è successo? Dimmi cosa! È stato quel Bautista. È stato Bautista. È arrivato come un demonio e mi ha tirato giù in malo modo. E poi ha gridato a Esteban di andarsene e lui stesso frustato i cavalli. E io ho voluto correre dietro al carro e lui mi ha spinto, sì, mi ha spinto e mi ha dato anche un calcio. E dopo non ricordo più niente, non mi ricordo, signora, non so più niente, non so più niente. Ma qualcuno ti ha perquisito e ti ha tolto la lettera, chi è stato? Chi è stato? Rispondi! Io non lo so, signora. Smettila di piangere, rispondimi subito. Non lo so. Chi può essere stato? Chi? Non lo so, non so. Forse niente. Bautista o Janina? Non lo so, io non lo so, signora. Chi altri c'era lì, Anna? Io non ho visto nessuno, signora. Io ero da sola. Stava arrivando Esteban e quel Bautista è arrivato correndo e non c'era nessun altro. Sei sicura che non ci fosse nessun altro? Dimmi la verità, Anna. Non lo so, non lo so. Ehi, imbecilli! Mi ammazzeranno. È stato Bautista, signora, sicuro. Ora che è stato Bautista, signora. È Bautista quella lettera. Non la darà a Renato. No, non oserà mai mettersi di fronte a lui. No. Preferirà vendermela a un buon prezzo. Devo trovarlo, sì. E devo parlare con lui. Oddio mio. Cosa succede, signora? Cosa succede? È l'ora, Anna, è l'ora, capisci? L'ora in cui devo riscattare quella lettera, ad ogni costo, ad ogni costo! Avete detto che il signor Renato non ci vuole più vedere, vero? No, no. È così, signora, ditemelo. No. Ci detesta, ci odia. No, 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 non devi esagerare, no. Ma per un po' di tempo, almeno, bisogna evitare l'occasione di fargli vedere Bautista. E anche me, vero? No. Beh, tu solo perché glielo potresti ricordare. Suppongo che tu non abbia fatto niente che possa averlo infastidito, vero? Ma con Bautista sì. Dovrò fare qualcosa. Sai, è rimasto qui contro la volontà di mio figlio. Il signor Renato ha completa fiducia in Juan del Diablo. È stato lui a dirglielo. No. Non mi ha detto niente. Spero solo che da un momento all'altro se ne vada anche Juan del Diablo. Ho fatto in modo che se ne vada per sempre. E se ne andrà. È già quasi notte. L'aria si è fatta molto più fresca. Portami uno scialle scuro. Sì, proprio quello. Portamelo. Bautista si sarà sicuramente nascosto nella rimessa. Ha fatto molto bene a non mostrarsi quando donna Sofia l'ha chiamato. Ma certamente. Quel bandito di Bautista se la vedrà brutta.
Se la vedrà proprio brutta quando il signor Renato saprà quello che mi ha fatto. E vado a raccontarglielo subito. No, non lo dirai né a lui né a nessun altro. Non dirai una sola parola, capito? A meno che io non te lo ordini. Ma signora, questo non può essere. Quello che mi ha fatto quel Bautista dovrà pagarlo caro. Taci! Mi aspetterai qui. Non vedrai e non parlerai con nessuno. Ma se il signor Renato entra qui, se arriva e chiede di voi... Digli una cosa qualsiasi. E che sono uscita a prendere una boccata d'aria e che sentivo un malessere. No, è meglio che... Che tu gli dica che sono andata da mia sorella. Che sono andata a trovare Monica, questo, gli direi questo. Digli che Monica mi aveva fatto chiamare. Questo e niente più. Ma signora... È orribile quello che volete fare di noi, signora. Oh, per favore, figliola, calmati. Non è necessario. Voglio solo dare a mio figlio una vera luna di miele. Questi giorni sono stati terribili per lui, con i continui problemi che gli si sono presentati. Se il signor Renato mettesse di nuovo al suo posto mio zio, non ci sarebbero problemi di nessun tipo. Con lui non ci sono mai stati. Mio zio sì che sa fare in modo che tutti righino dritto. Beh, è proprio il suo modo di trattare la gente che non piace a Renato. Mio figlio ha le sue idee e non cederà mai. Ma il signor Renato è cieco. Non sa chi sono i suoi amici e i suoi nemici. Non sa distinguere. Senti, Janina, basta. Come ti permetti? Stai parlando con pochissimo rispetto. Ma voi sapete che quello che vi dico è la verità. Voi lo sapete. Beh, sì, forse, ma non sei tu quella che deve criticarlo. Non lo sto criticando. È solo per affetto verso di voi che ho osato essere franca. Bene, allora continua a parlare con franchezza. A chi ti riferisci quando parli dei suoi nemici, Janina? Che cosa hai visto? Cosa hai sentito? Niente, madrina. Non ho visto niente, non ho sentito niente. Ma vi vedo soffrire e preoccuparvi. Io vi giuro... No, Janina. Non hai bisogno di giurare. E inoltre tu sai che ti voglio molto bene. Che non ti abbandonerò mai. E ti darò una buona dote... con cui potrai sentirti padrone e signora della tua casa... il giorno in cui ti vorrai sposare. Grazie, signora, ma non parlate di questo. Io in realtà non voglio niente per me. Va bene, d'accordo. Si faranno le cose quando arriverà il momento di farle. Per adesso devi passare un brutto momento e devo dirti ancora una cosa, Janina. A me, signora? Sì. Trova Bautista e digli quanto ti ho appena detto. Digli che non tornerà in Francia a mani vuote, come si può immaginare, ma con il denaro sufficiente per poter lavorare o per mettere su per proprio conto un negozio. Grazie, signora. Buttarmi fuori da questa casa, allontanarmi da lui, questo non sarà mai. Non ci riusciranno mai. Bautista! Bautista! Esci fuori, non ti nascondere. Non riuscirai a scapparmi. Cosa fai qui? Cosa stavi facendo? Io... Tu sei il ragazzo che va in giro con Juan del Diablo, vero? Sì, signora, sono Colibri. E perché ti stavi nascondendo? Per mangiare la mia mela. Ma non l'ho rubata. Me l'ha data la cuoca perché ho ballato per loro. Non sai dov'è Bautista? Lo hai visto? È quell'uomo cattivo che picchia la gente. Sì. L'hai visto? E dov'è? Era qui, ma se n'è andato da un pezzo. Credo che sia in viaggio. In viaggio? L'ho visto mentre stava sellando un mulo nero. Poi ha portato due forme di formaggio e una pagnotta. E le ha messi nelle borse. Ah, sì, e ha anche portato via la carabina della guardia.
In viaggio. Lui se n'è andato in viaggio. Allora, non è stato lui a rubare la mia lettera. Dov'è qua? Dov'è il tuo padrone? E perché non sei in giro con lui come sempre? Beh, io... Ti ho chiesto dov'è lui adesso. Beh, questo non lo so, signora. Davvero non lo so. E inoltre mi ha detto di non parlare con nessuno. E di non dire niente a nessuno. E di aspettarlo. Di aspettare finché non avessi sue notizie. Quando ti ha detto tutto questo? A che ora? Quando si è portato via i cavalli. Voglio dire... Juan si è portato via due cavalli da questa stalla. Ti sto ordinando di dirmi tutto. Sì, sì, signora. So già che a voi debbo obbedire. Perché voi siete la nuova padrona, no? La nuova padrona? Questo ha detto il padrone. Per questo vi parlo. Perché so che voi sapete quello che succederà stanotte. Te l'ha detto il tuo padrone? Il Lutzbella è la spiaggia piccola. Dall'altra parte della fabbrica. E il padrone ha nascosto i cavalli. Perché questa notte sarà dietro alla chiesa. Per andare molto lontano. Per andarcene fino alla nave. E io e voi ce ne andremo con lui. Oddio mio. Quan ha già preparato tutto. Sì, padrona. Il padrone fa sempre quello che vuole. No. Questa volta no. Cosa dite, mia signora? E se io non potessi venire con voi? Venire con voi? E se tu cercassi Quan per dirgli... Che io non posso, che io non posso. Ah no, mia signora, io questo non glielo dico. È capace di ammazzarmi. È capace di ammazzarti? Beh, ho esagerato. Ma voi sapete bene com'è il carattere del padrone. Oh sì, certo, lo conosco bene. Se voi non andrete lì adesso, a mezzanotte. È già mezzanotte, hai detto? Sì, mia signora, è già tardi, molto tardi. Non avete sentito prima l'orologio della chiesa? Sì, l'ho sentito. L'ho sentito chiaramente. Ma io non posso andarmene con lui. Beh, allora che Santa Barbara ci assista, mia signora. Tu non gli dirai niente. No, mia signora, cosa credete? Non dire una sola parola a nessuno, hai capito? Certo che no, mia signora. Prima mi faccio ammazzare. Molly. Sì, Monica. Solo lei può salvarmi. Solo lei. Ahimè, sente che un freddo terrore la scuote dalla testa ai piedi. Non può dubitare perché tutto è verità. Perché tutto è reale. Sono sincere le ingenue parole del ragazzino negro. Con angoscia guarda da ogni parte, assicurandosi che nessuno ha ascoltato le ingenue parole del bimbo. Ma non pensa a quella lettera, caduta in chissà quale mani. Ma cosa importa quel foglio a paragone della fretta di quel momento? Il Lutzbell è nascosto lì vicino, pronto a partire verso chissà quali mete, verso quali avventure, verso quali porti. Il Lutzbell, quella barchetta ridicola, dove la volontà di Quan è onnipotente, dove dovrebbe sottomettersi come una schiava, al suo dominio, il Lutzbell, perseguitato come un pirata dei mari, tra i venti e le tempeste. E lei sopra, sottomessa dall'arbitrio di Quan del Diablo. Perso tutto, fortuna, dignità, posizione, diritti. Solo uno straccio umano nelle sue mani callose di marinaio. Come sarebbe finita quella battaglia che solo con l'audacia si doveva vincere. Niente. Non so ancora niente di Juan. Ho mandato anche un uomo a cercarlo, ma non è tornato. È già molto tardi, Renato. È meglio non aspettarlo più. Cosa succede? Guardate qui. È il nascondiglio che per tanto tempo ho cercato. Allora sei rimasto a frugare qui. E finalmente ho trovato quello che volevo. Bene, di cos'altro hai bisogno adesso? Di questo.
Proprio di questo. Fu qui dove mio padre nascose quella lettera che gli scrisse Bertolossi. Vi rendete conto, Noel? Leggetela. Leggetela, anche se sono sicuro che voi la conoscete molto bene. No, fino ad ora non l'avevo mai letta. Come ti ho raccontato, Bertolossi la fece portare da Juan ed io seppi soltanto quello che tuo padre volle dirmi. Che era questo, vero? Quello che mi disse tuo padre te l'ho già detto. Ascoltate, Noel. Con le mie ultime forze ti scrivo, Francisco D'Otremont. E ti chiedo di venire al mio capezzale. Lascia perdere tutto questo, Renato. Lascia stare. Questa lettera la metterà nelle tue mani un ragazzo che io chiamo Juan. E che i pescatori della costa chiamano in un altro modo. Juan del Diablo. Perché è cresciuto in questo luogo orribile. E non credo che in vita sua abbia mai avuto un momento felice. Io l'ho cresciuto soltanto per ridartelo. Come si rende un bicchiere di veleno. Quel ragazzo è tuo figlio. Lui sarà il castigo che meriti. Guardalo in viso. È il tuo ritratto preciso. Vedendolo non potrai mai dimenticarmi. Vedendolo sarò sempre come un'ombra vicino a te. Se lo abbandonerai, il rimorso ti ucciderà. E se lo terrai al tuo fianco, sarai il peggiore dei tuoi nemici. Distruggi quella lettera. Dimenticala, è meglio. Lascia che Juan se ne vada per sempre. Tu non hai colpa di niente, Renato. Monica, ahimè, cosa succede? Oh, Monica, cosa ti è successo? Perché sei così sconvolta? Non so neanche io perché sono venuta. E non so neanche come oso chiederti aiuto. Cos'è successo? Non merito né il tuo aiuto, né il tuo appoggio, né niente. Lo capisco. Merito che mi volti le spalle, che mi butti fuori di qui, senza neanche ascoltarmi. Parla, ti sto già ascoltando. Monica, è orribile. Monica cara, tu non sai. Monica cara, hai detto. Perdonami, perdonami. Su, avanti, parla, ahimè. Non oso neppure parlarti. Ti ho già detto di dirmi tutto. Sono perduta, Monica, se tu non mi salverai. Se tu non mi salverai. Se tu non mi aiuterai. Se tu non riuscirai a fermarlo. Chi devo fermare? Juan del Diablo. Cosa? Renato non sa niente. Renato crede che io sia pura. Che io sia pulita e innocente. Non mi importa di morire 100 volte, purché continui a crederlo, Monica. Ti giuro che è solo per lui, Monica, per lui. Per lui cosa? È per Renato che non voglio commettere quell'infamia. Come posso distruggere il cuore di un uomo tanto buono? Come posso amareggiare la sua vita per sempre? Come posso pugnalarlo con una delusione così? Se ti chiedo di salvarmi è per lui. Tu mi capisci, vero, Monica? Ma tu non mi ascolti, Monica. Perché non vuoi capire, cara? Ho deciso di scostarmi dalla tua strada, ahimè. Ho deciso di lasciarti seguire la tua sorte. La mia lotta è stata inutile. E così ci rinuncio. Fai quello che vuoi. Tutto quello che vuoi. Ma non puoi abbandonarmi adesso, Monica. Ma se 100 volte mi hai chiesto di andarmene, di lasciarti in pace. 100 volte te l'ho chiesto, sì, e non lo hai fatto. Sei rimasta qui, impedendo con la tua presenza che io risolvessi le mie cose bene o male. Esasperandomi, facendomi infuriare, e adesso, proprio adesso, Monica, tu... Osi dare a me la colpa di tutto? Oh, no, no, Monica, al contrario. Ora misuro, vedo, capisco... Che hai ragione in tutto.
che i tuoi rimproveri erano meritati, che i tuoi pronostici erano veri. Io non voglio cadere più in basso, non voglio sprofondare, far sprofondare con me il nome di mio marito. Solo tu puoi salvarmi. Che lettera orribile. Come può un uomo pensare e sentire tutto questo? Beh, così è la vita. E così a volte è la gente. Ma ti ripeto che tu non hai colpa di niente, Renato. Io non avrei mai voluto che tutta questa storia arrivasse fino a te, ferendoti nel modo in cui l'ha fatto. E questo era anche il timore di tua madre. Sì, proprio... Ad ogni modo non posso giustificare mia madre nei confronti di Juan. Lei è una madre, prima di tutto. Pensa a questo e segui il mio consiglio. Perdonatemi, Noè. Perdonate, ma sarà tutto il contrario. Ah, se potessi cancellare tutto questo. Ma è tardi. È troppo tardi, Noel. Bertolossi si è vendicato nel modo più crudele sulla carne in difesa di una povera creatura. E adesso capisco i sentimenti di mio padre. Il suo atteggiamento nei confronti della mamma. Tutto. Renato, cosa fai? Non lo vedete? Distruggo questa lettera odiosa. Questo grido di rancore e di bassezza che è l'eredità di Juan. Ma figliolo... E gli darò un'altra lettera. Gli darò la notizia che mio padre voleva che gli dessi. La mia fiducia. Il mio affetto. La mia dolcezza di fratello. E la metà di questi beni che... per sangue gli appartengono. Ma non fare il pazzo, figliolo, devi essere prudente. No, Noel, preferisco avere giustizia che prudenza. Fare quella giustizia che mio padre voleva fare quando lo sorprese la morte. Aspetta, dove vai, Renato? A cercare Juan. A cercarlo personalmente finché non lo troverò. Sì, finché non lo troverò. Farò in modo che sulla terra dei Dotremont ci siano fiducia e comprensione per tutti coloro che vivono. E soprattutto perdono per i peccati di quelli che sono già morti. Arrivederci, Noè. Monica, non mi ascolti. Perché non mi rispondi? Tu puoi. Io non posso fare niente. È troppo tardi, non lo capisci? Tu mi hai detto che non amavi Renato. Che Juan era il tuo amore. Ho mentito. Ho mentito. Ho mentito per superbia, per vantarmi. Perché sono una stupida che non può accettare che la contraddicano. Niente più che questo, Monica. Mi hai detto che in una mano avevi l'amore e nell'altra la ricchezza e che non avresti rinunciato a nessuna delle due. Ma sono state parole vane, stupide, di cui ora mi pento davvero. Perché adesso devi scegliere, vero? Ho già scelto. Adesso sì, so quello che voglio. Amo Renato e sono disperata e pentita. E ora non voglio vivere altro che per lui. E allora dimostralo. Non hai detto che Renato non sa niente? Bene, fa che lo ignori per sempre. È che Juan non mi lascia. Mi fa premura, mi obbliga. Per favore, ahimè, non continuare a mentire. Sei tu quella che lo cerca, che lo fa impazzire. E che gli ha giurato che lo ama nonostante tutto. E sei disposta a seguirlo ovunque ti voglia portare. Adesso lo neghi? No, non lo nego. Ma ho mentito, ho mentito. È adesso che menti, ahimè. Ti giuro di no, Monica. A Juan ho detto questo, è vero. Gli ho detto questo, ma è stato per calmarlo, per placarlo. Lui aveva deciso di uccidermi, Monica. Questo lo so.
Ma si era calmato, ahimè. Ed era disposto ad andarsene per sempre. Tu l'hai fermato. Tu gli hai parlato del tuo amore. Ma è stato solo per impedirgli di scontrarsi con Renato. Non è vero. Troppe volte hai mentito perché io possa crederti. Adesso non mento, Monica. Juan vuole fuggire portandomi via stanotte con lui. Ha già preparato tutto. Allora era questo. Era questo a cui si riferiva quando ha parlato di andarsene. Lo sapevi, Monica? No, ma c'è stato un momento in cui l'ho pensato. Ma non credevo che arrivasse a tanto. E arriverà fino in fondo se tu non mi aiuterai. La sua maledetta nave è ancorata dietro alla fabbrica. E ha due cavalli già sellati dietro alla chiesa. E se non andrò all'appuntamento, verrà qui. Mi cercherà. E mi porterà via anche se davanti a Renato. Non è possibile che arrivi a tanto. O lui lo farà. Combatteranno come belve se Renato cercherà di impedirlo. E in quella lotta sarà Renato il vinto, lo sai bene. Perché Juan è più audace, più forte. E lo odia, lo detesta. Vincerà Juan e lo ucciderà. Taci. Preferisco confessare la verità a Renato. E che lui uccida me. No, non puoi farlo. Non mi aiuterai? Ahimè. In cosa posso aiutarti? In cosa? Cerca Juan. Te l'ho già detto dov'è. Dove mi aspetta. Parlagli, Monica. Parlagli come tu sola sei capace di fare. Al suo arrivo sei riuscito a parare il colpo. E adesso lo potrai fare un'altra volta, se lo vuoi. Almeno che ci dia qualche ora di tregua. Promettigli a mio nome che andrò con lui. E sì, ma non stanotte. Non in questo momento, per favore. Perché è già ora, Monica. È già ora. Mancano solamente pochi minuti a mezzanotte. E mi ha giurato che non avrebbe aspettato un minuto di più. Lui mantiene sempre la sua parola. Corri, Monica, corri. Dio t'ascolta, ti ha sempre ascoltata. Io farò in modo che tu riesca a fermarlo, Monica. Io resterò qui a chiedere perdono a Dio per i miei peccati, pregandolo che accetti il mio pentimento. E Yanina? Signor Renato. Cosa facevi qui? Vi stavo aspettando. Me? Cosa succede? Forse mia madre sta male. No, la signora sta perfettamente bene. Non è per lei, ma è per voi. Per me? Sì, signor Renato, per voi. Per voi e scusatemi, ma non posso più tacere. Non posso lasciare che succeda il peggio. Ma cosa dici, Yanina? A cosa ti riferisci? Perché mi guardi in quel modo? Perché non vorrei essere io a ferirvi. È come darvi una pugnalata, signore. Che ti succede, Yanina? Sei pazza? E tuttavia so che devo farlo. È necessario che voi sappiate tutta la verità. Che non vi prendano più in giro. Prendermi in giro? Ma chi mi prende in giro? Dovete sapere chi vi mente, signore. Chi macchia il vostro nome. Ma cosa stai dicendo, Yanina? Leggete questa lettera, signore. Leggetela. Ma cos'è questo? Cosa significa tutto ciò? Il signore non sa cosa significa. Chi ti ha dato questa lettera? Per chi è? Non lo vedete? Non lo capite? Leggete, leggete a chi è indirizzata. A Juan del Diablo. A Juan del Diablo. Chi ha scritto questa lettera? Non riconoscete la scrittura? Ti ho chiesto chi ti ha dato questa lettera, Yanina. Non me l'hanno data. L'ho presa. L'hai rubata? E va bene, sì. Se voi preferite dire così, l'ho rubata. L'ho raccolta quando l'ha lasciata cadere quella stupida alla quale l'avevano data. Come? E chi è? Questa è la lettera che la signora Aimee ha dato ad Ana per portarla a Juan del Diablo. Ana, la sua domestica di fiducia. Quella che la serve in tutto.
La signora Emele ha ordinato di portarla qua del diavolo. Tu menti. Non mento. È tutta la verità, lo giuro. Giuri il falso. Sei una maledetta vipera. La signora Emele ha scritto questa lettera di suo pugno. Come osi dire questo? Non la nominare, o sarà peggio per te, Janina. Beh, potete anche uccidermi, ma continuerò a dire ciò che ho detto. Non mento. Non mento. Lei si vede da sola con Juan del Diablo. Ha una relazione segreta con lui. Taci! Taci, ti ho detto! È la verità, uccidetemi se volete, ma è la verità! Vi dico che è la verità, credetemi! Esteban. Sì, Janina. Esteban. Eri lì nascosto. Mi stavi spiando, stavi ascoltando. No, non spiavo, Janina. Mi sono avvicinato perché mentre passavo ti ho sentita parlare col padrone. Ti ha maltrattata. Ti ha trattata peggio che se fossi un animale qualsiasi. Janina. Janina. E lasciami. Lasciami. Che ti importa? Cosa può importarti? Tutto ciò che ti riguarda mi importa, lo sai bene. Beh, io non voglio che ti interessi e che ti intrometta nei miei affari. Ma proprio non lo vuoi capire, Esteban. Tu hai voluto fargli un favore e lui... Stai zitto. Stai cercando di fare un colpo molto pericoloso, Janina. Presto tutto cambierà in questa casa. Sei pazza, Janina. Pazzo sarai tu. Vattene. Vattene per sempre. E non parlarmi mai più. Non guardarmi neppure, hai capito? Ahimè, che cosa stai facendo qui? Che cosa succede, figliola? Mamma. Dov'è tua sorella? È uscita un momento. Io sono rimasta ad aspettarla. Ha portato un messaggio. Ma perché? Che cosa è successo? Dimmi, che messaggio è, ahimè? Un favore, mamma. Un favore che le ho chiesto in ginocchio. E sto aspettando che torni. Ma per favore, mamma, lasciami sola, lasciami sola. Ma non posso lasciarti. Devo sapere che cosa è successo. Che cosa è successo tra di voi? No. Parla, ahimè! No, ahimè, parla! Lasciami! No, no, no! No, Renata! No, Renata! No! Renato! Ipocrita, bugiarda! Sei pazzo, Renato! Pazzo! Pazzo e cieco devo essere stato fino ad ora! Ma cosa ti succede? Perché mi hai fatto questo, ahimè? Perché mi hai fatto questo? Lasciami, mi stai facendo male! Non hai mai pensato che anch'io avrei potuto ucciderti, eh? Sì, per favore, Renato, per favore! Conosci questa lettera? La conosci? No, no. L'hai scritta tu? No, tu no, l'hai scritta tu? No, no, no. È no. Tua. Non lo negare. Non puoi negarlo. Chi se non te avrebbe potuto scrivere questo? Ti stai sbagliando. Sei pazzo, Renato. Chi ti ha dato quella lettera? Chi ti ha dato quella cosa lettera? Cosa importa? L'unica cosa certa è che l'hai scritta tu per lui. Io non ho scritto niente. Io non ho scritto niente, niente. In questa lettera gemi. Supplichi. Preghi. E chi ha di compassione a un altro uomo che non sono io? Quando è a me che dovresti chiederla? No, Renato. Io non ho fatto niente. Io non sono colpevole. Sì che lo sei. Sì che lo sei.